Buongiorno, oggi vi illustro una tecnica che abbiamo utilizzato un paio di mesi or sono per portare comunque in guadagno una strategia che avevamo iniziato con un presupposto che poi si è rivelato sbagliato. Eravamo attorno a luglio quando abbiamo pensato che il Bund, che quotava 130, avesse raggiunto il suo massimo e quindi abbiamo messo a mercato delle opzioni call. Quindi pensando, ricordo che quindi ricordo che il venditore di opzioni è colui che pensa che il sottostante scenda. E poi che cosa è successo? L'abbiamo visto un po' tutti, quello che è successo è che il sottostante poi a partire da questa data ha iniziato a salire ed ha sfiorato i 135. Ricordo che da 130 a 131 sono 1000 euro, per cui ogni opzione che era stata piazzata a 130 portava una perdita di 3-4 mila euro, 5 mila euro a 135. Quindi come si è potuto portare comunque in guadagno questa strategia? Semplicemente rollandola, ma rollandola però con una tecnica, rollandola con delle coperture, perché dovevamo porre comunque un paracadute nel caso che avessimo sbagliato, come in effetti abbiamo fatto, che avessimo sbagliato la nostra previsione, la nostra analisi. Quindi come si fa? Io adesso ve lo faccio vedere con i prezzi di adesso, quindi era ATM allora e lo facciamo come se fosse ATM adesso, quindi 132,5 sta facendo il sottostante in questo momento, quindi noi mettiamo a mercato una 132,5 e incassiamo un premio attorno ai 430 euro. Di questi 430 euro, dopo aver immaginato un'oscillazione massima del Bund, ma poi potrebbe fare anche di più, come in effetti ha fatto. E qui ognuno poi sceglierà i suoi parametri. Noi abbiamo scelto 6 strike, quindi ci siamo posizionati a 3 punti di distanza come copertura. Quindi venduto la 132,5, comprato il 135,5. 430 euro incassati, 70 euro spesi. Allora, la prima opzione, questa venduta, e tutto il premio della prima opzione lo usiamo per comprare le coperture. E quindi ci vengono 5. Ci portano 80, ce ne sta un'altra, 6, eccola qui. Con 6 coperture noi siamo a zero di premio. Quindi la strategia che risulterebbe sarebbe questa. Quindi una strategia in caso di discesa del Bund, che è questo qui, guardate in alto a destra il valore, questo valore che si rappresenta da qua, ecco, e praticamente si guadagnano 10 euro. Se dovesse salire c'è una perdita solo se rimane in questa fossa e poi eventualmente in una salita brusca si potrebbe guadagnare anche in questo caso. Ricordo che la curva, quella rossa, è la curva ATNAH, cioè la curva che la strategia farebbe se il movimento si muovesse immediatamente e si portasse immediatamente a 135, 136, 138, cioè oggi. Quindi il risultato sarebbe comunque positivo. È chiaro che se noi pensiamo ad una discesa, questa strategia solo così non va bene. Allora bisogna che vendiamo un premio in più. Ed è questo il nostro premio, quindi noi pensiamo di portare a casa 440 euro, però nel caso, quindi come se avessimo venduto un'opzione sola, un'unica opzione, in realtà ne abbiamo vendute due e il premio di una l'abbiamo usato, utilizzato per comprare le coperture. Cosa ci servono le coperture? Per fare una rollata. Quindi nel caso in cui, che è quello che abbiamo fatto, il prezzo dovesse salire, quindi si porta da 132,5, si porta a 133, cosa si fa? Si chiude l'opzione venduta, quindi a 132, in questo caso noi la ricompriamo, quindi ne compriamo due. E che premio andremo a spendere? Beh, andremo a spendere circa 0,60, quindi ci sarà, questo è un prezzo teorico naturalmente, ma poi andremo a spendere quindi con una perdita sicuramente. Quindi impostiamo e abbiamo incassato una perdita di 340 euro. Che cosa facciamo? Il prezzo è salito a 133, anche noi ci spostiamo a 133, di nuovo ATM. Quindi rivendiamo a 133, quindi short, modifichiamo il premio perché adesso chiaramente non è questo, ma supponiamo essere lo stesso premio che avevamo preso con l'ATM, quindi 135, quindi circa 0,43 anche questo. Quindi lo riportiamo, il 133, quindi lo riportiamo a 0,43. Ci portiamo nelle stesse condizioni iniziali, quindi 0,43, eccolo qui. E a questo punto
noi riusciamo a portare, vedete, in pareggio, quindi in guadagno la strategia di Nuovoli, è teorico naturalmente, 400-500 euro in questo caso, insomma, quindi con il premio che avevamo previsto inizialmente, aumentando di un contratto. Quindi se dovesse poi andare, quindi adesso abbiamo ipotizzato che è andato a 103, se dovesse andare a 135 si chiudono i contratti 133, si incasserà una perdita, ci si sposta a 133,5 e si aumenterà il numero di contratti, che saranno 4, non so, potrebbe rimanere 3, potrebbero essere 4, potrebbero essere 5. Quello che noi facciamo è che ci possiamo così spostare, quindi ci diamo un range di movimento almeno fino a 6, perché 6 è il numero che noi abbiamo comperato, quindi la nostra strategia si ferma a 6 vendute, quindi sarebbe il massimo di 6 vendute. Se raggiungiamo quel valore, cioè di 6 vendute, quindi saremmo, non lo so, a 134 per esempio di salita, ipotizzo, quindi comunque distanti da 135,5, chiudiamo le opzioni, le 6 opzioni che hanno quotate, quindi su questa scadenza, e le portiamo sulla scadenza o successiva o addirittura l'ultima quotata, ricordo che ce ne sono 3. Sull'ultima quotata o sulla successiva si incassa un premio molto più alto, che è dato appunto dal tempo, per cui i contratti da 6 ritorneranno ad essere 3, 4, quindi questo dipende poi dal momento in cui avviene l'evento, ma quello che è in sostanza è che diminuiscono. Quindi diminuiscono i contratti venduti lunghi e rimangono comunque in copertura i contratti venduti corti, che è esattamente quello che è successo noi. Quando poi il prezzo dovesse salire ancora, noi ci possiamo ancora spostare con le vendute di altri 3 strike, quindi facciamo i 3 più altri 3 strike, ci spostiamo, e però quello che succede, questa volta a nostro favore, che le comperate su questa scadenza incominciano a portare un grosso guadagno, e quindi, perché vanno a TM appunto, oppure addirittura ITM, e quindi rallentano di molto la perdita del nostro portafoglio. Quindi abbiamo poi, che è quello che noi abbiamo fatto, la chiusura nel caso del rintracciamento che ha fatto come in questo momento. Quindi nel caso del rintracciamento noi avevamo le nostre opzioni che avevamo comperato qua, che avevamo comprato in questo punto, quindi a 130, noi avevamo comprato le 135, che erano arrivate quasi a TM, quindi quotavano molto, le abbiamo chiuse, quindi abbiamo incassato un premio piuttosto alto. Quando poi ci sono stati questi 2-3 giorni di discesa, quindi è bastato poco poi alla fine di discesa, perché il numero di contratti venduti era superiore, quindi quando c'è stata questa discesa noi abbiamo incassato anche i premi sulle vendute. Abbiamo creato i premi delle vendute, e qui poi le scelte possono essere tante: o quella di diminuire nuovamente o chiuderli e quindi incassare tutto il guadagno, o diminuire il numero di contratti esposti e quindi di nuovo riportarsi a 2, di cui uno serve per rifinanziare e ricomperare di nuovo delle protezioni più in alto, e quindi può essere una strategia che può continuare nel tempo, ma questo poi dipende dai prezzi e dalle circostanze del momento e appunto dalla predisposizione che ha ognuno di voi. Io vi invito a provarla a compiuto questa strategia, potete collegare il NDDE, la vostra strategia, quindi vedere cosa succede, cosa avviene, anzi vi consiglio anche di farlo prima con dei valori virtuali, quindi senza andare al mercato nella realtà, e così potete vedere che comunque, anche sbagliando una previsione, quindi pensando a un calcolo, quindi pensando che il sottostante debba scendere, ma nella realtà se il sottostante sale, c'è comunque una possibilità di venirne comunque fuori con anche un guadagno. Quello è quello che è successo a noi e a tanti dei nostri amici che stanno seguendo il nostro forum. Quindi questa è una tecnica, non è una tecnica molto semplice, ce ne sono magari di più sofisticate, però è una tecnica che funziona molto bene. Quello che ha è che posticipa nel tempo, come svantaggio è che posticipa nel tempo il guadagno. Bene, ci vediamo la settimana prossima, grazie, arrivederci.